Ci chiamiamo melanzana perché in realtà la melanzana deriva da un medico, la storia di me. Quindi noi, dato che vogliamo essere un po' più inclusivi, la melanzana della situazione. E quindi nasciamo così, ecco. Okay. Allora, siamo qui in presenza del dottor Macchione, urologo e andrologo, e facciamo qualche breve domanda. Cos'è la spinta a scrivere libri e a realizzare dei podcast sulla sessualità maschile? Guarda, quando ho scoperto che soprattutto gli uomini vivono veramente male la propria sessualità, e quando partivo dalla mia esperienza personale di aver vissuto malissimo la mia sessualità e la mia formazione sessuale, allora ho deciso che era il momento di fare qualcosa per me, per la collettività. E lo facevo per gli altri, ma in fondo lo facevo anche per me, perché è stata una crescita personale, e ho deciso di trattare un tema che purtroppo ancora oggi si fa fatica a farne parlare. E quindi è nato la pagina Instagram, poi il podcast, poi il libro, insomma, e tanti altri progetti ancora che stanno arrivando. Quindi sono molto felice, perché tra l'altro ho visto estrema accoglienza da parte del maschio, che mai come in questo momento storico è proprio fragile. Cioè, siamo di fronte ad una condizione di mascolinità fragile che si vede attaccata da tutti i fronti e si impoverisce sempre di più. Quindi abbiamo bisogno in realtà di sottolineare quanto in realtà l'essere umano, la sua sessualità, al di là del genere, dell'orientamento, è qualcosa che vada preservata, altrimenti la vivi male. E quindi è lì che è iniziato, proprio una battaglia personale e poi è diventata collettiva. Capito. Quale risposta sta ricevendo dal suo lavoro di divulgazione sui social? Guarda, la risposta è entusiasmante. Ricevo mail di ringraziamento continuamente, ma soprattutto la cosa più bella, al di là del ringraziamento, è sapere che qualcuno ti dice grazie perché finalmente riesco a guardarmi, riesco a vivere bene la mia sessualità, riesco a fare cose che prima non facevo, ad accettare il fatto che magari riesco o provo piacere per certe cose, no? A volte per certi uomini è anche difficile percepire come piacevole qualcosa che per tutti gli uomini non lo è. E quindi spiegargli che nella fisiologia umana, nella biologia dell'essere umano, che è racchiuso il piacere a tutto tondo, è qualcosa che poi ti fa svoltare, perché dici, ah, vabbè, allora non sono poi strano, no? Certo. E un'altra domanda: perché è ancora così difficile rivolgersi ad andrologi e urologi oggi in Italia? Ma perché non abbiamo la cultura. Siamo un paese che culturalmente l'uomo è sempre funzionante, no? Cioè, fin quando ti tira, va bene, non c'è problemi. Mentre in una società patriarcale come la nostra, le donne per controllo, ok, quindi per controllo sulla loro femminilità, le abbiamo costrette fin da ragazzine a controllarsi, perché quello che può sembrare un controllo fatto per prevenzione, le donne da quando hanno il primo ciclo mestruale, può sembrare un atto di wow, che bello, vi controllate, un atto quasi di dire meno male che loro si controllano. In realtà non è altro che un meccanismo di controllo sulla verginità delle donne, no? Quindi nasce come nella peggiore delle espressioni della società patriarcale, come un meccanismo di controllo della parte femminile. L'uomo, che non aveva bisogno di essere controllato, anzi, ma controllava la donna, non ha mai avuto l'esigenza di dire ok, forse è arrivato il mio momento. Invece in una società dove il patriarcato è fallimentare e ha dimostrato che in realtà quello che voleva essere un meccanismo di controllo sulla donna si è rivelato essere il miglior strumento di prevenzione per la salute sessuale, ha dimenticato la sua. E quindi forse è il momento che abbia cura della sua sessualità. Sin dall'adolescenza, dalla prima età, cioè c'è bisogno proprio di instaurare la cultura che i nostri genitali, sebbene funzionanti, vanno comunque controllati. Sì, ed è giusto anche dare la possibilità di avere una figura di riferimento. Guarda, la metto a disposizione il Sistema Sanitario Nazionale, è gratuita, si paga il ticket, beh, chi lo pagherà, chi no, insomma, c'è veramente a disposizione di tutti, usatelo, cioè usate i medici, siamo lì a disposizione. E non vi fate spaventare se qualche collega vi dirà no, non dovevi, che sei venuto a fare, che stai bene. Fa niente, andate comunque, scomodatevi.
Invece perché è difficile portare all'interno della scuola l'educazione sessuale affettiva? Beh, io credo che lì c'è proprio una questione ideologica, soprattutto mai come in questo momento storico nel nostro paese portare l'educazione sessuale a scuola sarebbe una roba rivoluzionaria ed è proprio per quello che non ce la faranno mai entrare, proprio perché quando fai educazione sessuale tu non puoi omettere di trattare alcuni temi come l'orientamento e il genere. E sono gli argomenti che più fanno paura in un paese come il nostro. Grazie mille. Figurati. Cioè, a me piace molto che venga sottolineato il fatto che quello che vi abbiamo spacciato per prevenzione delle donne in realtà era stato un meccanismo di controllo di una società patriarcale. Cioè, sì. Noi volevamo controllare che voi fosse tutto quanto belle, tranquille, vergini, funzionanti e fertili. Sì. Perché volevamo semplicemente accentuare il nostro meccanismo di controllo sulla donna. Poi in realtà abbiamo scoperto che loro intanto le facciamo controllare perché volevamo essere noi sesso dominante, ma loro hanno fatto bene e noi ne abbiamo pagato le spese. E questo è un paradosso. Ah, vedi, le donne si controllano perché sono tutte brave. No, in realtà abbiamo noi costretti a controllare, perché il controllo ginecologico nasce proprio in quella cultura retrograda italiana del controllo della virginità. Cioè nasce proprio lì, avere la certezza che tutto funzionasse, che lei fosse fertile e che fosse vergine. Questo è molto interessante. Quindi è veramente un aspetto dove non sottolinea mai nessuno. No, le donne lo fanno perché sono brave. No, le donne lo fanno perché le abbiamo abituate a farlo. E le abbiamo abituate perché nella nostra società patriarcale il controllo del corpo della donna è l'unico mezzo di controllo che il maschio ha sempre avuto per poter prevaricare. Vedi l'infibulazione nei vari paesi da dove poi arriviamo tutti, no? Cioè la cultura umana è si sviluppata sempre allo stesso modo in tutto il mondo. E lì dove ancora poi siamo fermi a un certo punto vedi ancora l'infibulazione, quello è un meccanismo di controllo, un mezzo di controllo, la virginità al sud Italia, lo stendere il lenzuolo della prima notte, no? Mostrare il sangue che tutto era a posto, è un mezzo di controllo sulla donna e la vista ginecologica era un mezzo di controllo della parte femminile. Poi per fortuna si è trasformata in prevenzione, siamo tutti felici, ma il risvolto positivo è solo il risvolto positivo di un gesto che in realtà di positivo non ha niente. E quindi per controllare la donna e il suo corpo ci siamo dimenticati di controllare il nostro corpo. Sì, è da questa consapevolezza che dobbiamo partire. Assolutamente. Ed è da questa consapevolezza dobbiamo dire ok, forse ora dobbiamo andarci anche noi, perché la società non ha più necessità di essere, né più bisogno di essere una società patriarcale. Ci auguriamo che non Scusami, lo sia assolutamente, più. Io questo concetto veramente mi sono scervellata a finire. Perché le donne lo facevano? Sì. Perché l'abbiamo obbligata a farlo, cioè è proprio lì il punto. Sì. Grazie mille allora. Figura.